mi risulta che sono stati già depositati diversi ricorsi da diversi avvocati, quindi sicuramente sono stati depositati ricorsi da parte di utenti che si erano rivolti ad Acumarche, e sono dei ricorsi che io ho presentato, e ne ho presentati diversi e ne dovrò presentare altri di utenti che si stanno rivolgendo a me. Siamo in attesa che vengano fissate le udienze dei primi ricorsi che sono stati presentati. Mi risulta che ci sono almeno una decina di avvocati che hanno depositato, oltre che a me, ricorsi. Si avvicina la resa dei conti per gli automobilisti multati per eccesso di velocità dall'autovelox installato a Falconara sul cavalcavia della variante lungo la SS16 in direzione Ancona. Circa 34.000 le multe messe dallo strumento, per cui è stato disposto lo spegnimento a fine ottobre. La decisione, presa al termine di una riunione in prefettura ad Ancona, a cui ha partecipato anche il sindaco di Falconara, è stata dettata dall'esigenza di ulteriori verifiche tecniche sulla distanza del posizionamento del segnale e del limite di velocità. Uno dei nodi su cui infatti insiste la presunta illegittimità dell'autovelox, sostenuta dall'avvocato Italo D'Angelo, consulente legale dell'Acumarche, a cui si sono rivolti alcuni degli automobilisti multati, è proprio la distanza inferiore al chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e lo strumento. A questo si aggiungono anche l'ampio tratto interessato, la scarsa visibilità della segnaletica, ma soprattutto il fatto che, stando alla circolare Minniti del 2017, il tratto dove è consentita l'installazione del velocar deve essere quello con la maggiore sinistrosità. Tutti aspetti che dovranno essere valutati dal giudice competente nel corso delle prime udienze, per cui si ipotizza come data l'inizio del mese di dicembre. Bisognerà infatti attendere una sentenza inappellabile per poter dichiarare ufficialmente illegittimo l'autovelox che da settembre, quando sono cominciate ad arrivare le prime sanzioni emesse, è diventato l'incubo degli automobilisti.